In Romagna ci sono i genitori più sonati del mondo, secondo me. Hai un bimbo, hai la fortuna o sfortuna, non so, che sia maschio, e lì la prima cosa che fai qual è? Lo metti su una motina. E nel mio caso è capitato che a lui piaceva, si divertiva, andava forte, beh, meglio di così. Cioè, io non l'ho portato a fare il chierichetto, l'ho portato a suonare il pianoforte, io l'ho messo su una motina. Non ci sono più problemi per Marco Simoncelli, che si presenta per primo davanti alla bandiera a scacchi del direttore di golf e che vince. Noi vedevamo come viveva il tuo bambino, tutta la sua giornata, tutto quello che aveva due ruote, tutto quello che. La competizione che era dentro di lui, faceva le scale, arrivava per primo, camminava, ti stava mezzo metro davanti, e bicicletta a mezzo ruota davanti. Facevamo le gare attorno a casa, lui con la minimoto, io con lo scooter, io per terra e lui che, cioè, cadevo per terra, lui che mi prendeva per il culo. Cioè, questo aveva un qualcosa dentro che io e mia moglie non abbiamo mai pensato un attimo di, che non ce l'avrebbe fatta. Il suo obiettivo era, cioè, io sarò campione del mondo, punto. Buongiorno Italia, buongiorno coreano, ultimo giro in Malesia, Marco Simoncelli in terza posizione, curioso pensare che siano dei metri, 5548, che si riducono a tenerti lontano e poi sempre più vicino da quello che è il giorno più bello della tua vita. Il solista pazzo, la simpatia fatta persona, si trasforma in gas a manciate, polso a 90 gradi. Per Marco Simoncelli in questa stagione dominata alla stragrandissima, stiamo arrivando all'ultima curva, ultima staccata per Bautista. Bautista c'è, e dietro, e si volta, e dietro, sai che vede? Vede un campione del mondo che sta arrivando. Simoncelli c'è, campione del mondo! Vince, Super Pippo, campione del mondo, ce l'hai fatta, bravo! Solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare, siamo solo noi quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la meta, siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso, fate i cazzi voi. Siamo solo noi che non abbiamo più niente da dire, abbiamo solo vomitare. Siamo solo noi. Com'è i fornelli? Secondo me si fa fatica a mangiare. Marco era molto molto simpatico, ma proprio simpaticissimo, un patacca romagnolo, un scemo, no? Sempre, diceva sempre le stupidaggini, era proprio simpatico. Poi lo rendeva ancora più simpatico questo suo fisico, secondo me, perché era strano. Quindi aveva le gambe lunghe, 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 poi il resto era lungo normale. Quindi quando lo vedevi faceva un po' ridere, mi sembrava un po' Pippo, perché aveva queste movenze un po', non lo so, da gattone, ecco. E quindi faceva ridere anche per com'era. Allora gli ho detto, perché non ci alleniamo insieme? Perché noi, io assieme a Carlo Casabianca, stavamo un po' inventando, non inventando, ma e cercando di migliorare la preparazione di un pilota di moto. Io inizialmente ho provato in tutti i modi a non prenderlo con noi, perché non mi piaceva aprire i nostri, tra virgolette, segreti dell'allenamento, della preparazione a qualcun altro. Vale ha insistito, chiaramente quello che diceva Vale si faceva, quindi abbiamo preso Marco,
ma dopo una settimana ero completamente convinto della scelta e l'uomo più felice del mondo ad avere anche Marco, perché è stata veramente un'allegria contagiosa, una persona speciale. Noi avremmo bisogno che te stessi così, guarda, così, perfetto. Dai, vai, butta la palla. Oh! 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 55-2. Siamo in Viale Ceccarini e passano Giammi, Fuzzi, Baffo e Marco. Io vedo il più bello dei quattro, che era Fuzzi, non era Marco. Io arrivo lì e gli dico: Villa delle Rose stasera. E Marco gli prende il biglietto dalle mani e dice: sì, se vieni anche te. Io gli ho tagliato le gambe sude, lascia stare, quello c'è l'amoroso. Gli ho tagliato le gambe alla bastarda così. Siamo andati alla boa una mattina, dopo essere stati al Coco siamo andati a nuoto alla boa, che è quindi a 1 chilometro di distanza dalla riva, quindi a nuoto siamo andati là, abbiamo guardato l'alba e ci siamo baciati lì. E poi siamo tornati oltre. Lui invece chiaramente ha raccontato che io gliel'ho data alla boa, ma non era vero. E un giorno a distanza di anni eravamo in palestra, Carlo dice: ah, perché Simoncelli è un figo, si porta le ragazze alla boa e li conclude. E io dico: e quando sarebbe successo questo? Lui: vabbè, con te anni fa. E io faccio: ma infatti non è mai successo. E tutti si girano e iniziano: Simoncelli, che cazzo racconti? E lui: vabbè, era bello dire che non era stato solo un bacio. E alla fine niente, lì avevano scoperto la verità. E io avevo scoperto che lui aveva raccontato un'altra cosa. Però ecco, era stato romantico perché eravamo alla boa, però insomma, cioè oddio, c'erano le onde, c'erano le meduse, cioè non era proprio sì romantico, ma era stato più faticoso che altro, perché non c'era il mare piatto, tu nuoti fino a lì e ti attacchi a sta boa viscida con il muschio, no, ho sbagliato, non è stato romantico.